Salve amici, sono 28 giorni che con Claudio, vero Claudio, da 28 giorni noi puntualmente come degli orologini svizzeri tutte le mattine registriamo questo video che va online nel primo pomeriggio. Come stai Claudio? Direi bene, filosoficamente pacato e attento al mondo, pur anche se un po' impaurito dai pericoli, però come sai al mattino c'è sempre il Papa che mi viene incontro e mi saluta e mi dà il consiglio della giornata, al di là della ritualistica religiosa che peraltro io sto riapprezzando vieppiù. E stamattina che cosa ha suggerito la saggezza del Papa? Ecco, esatto, la didascalia che tutte le mattine il Papa fa al di fuori della ritualistica religiosa è sempre un consiglio importante. Cosa ha detto oggi? Ha detto che prega per l'Europa perché possa ritrovare quella unità voluta dai padri fondatori che invece è messa un po', è compromessa. E perché la dice oggi? Perché siamo alla vigilia del grande evento di domani, del vertice di giovedì 23, in cui si giocherà veramente una partita importante, soprattutto per l'Italia, ma non solo, perché se l'Europa è unita non solo per l'Italia, io ho apprezzato molto questo ammonimento che fa sempre, non a caso, di raccomandazione, e in effetti speriamo che questa raccomandazione venga accolta, perché ci si sta preparando all'incontro, scontro, speriamo no, ma comunque ci sarà un po' di maretta, del MES, degli Eurobond, e comunque da qualche anticipazione la linea di tendenza dovrebbe essere dei titoli di debito pubblico, quindi una roba che non è né uno né l'altro, ma un po' tutte e due, ma noi crediamo nei miracoli della diplomazia, quindi non ci scandalizziamo ma noi crediamo anche nei miracoli del Signore, perché con la protezione dell'Altissimo, di Sua Santità, insomma, qualche speranza in più forse ce l'abbiamo. Certo la situazione non è delle migliori, certo l'Europa appare sempre molto scettica e poco unita, ma in ogni modo può darsi che ci siano ancora i miracoli e può darsi che gli uomini di buona volontà, come siamo tutti noi italiani, no? ottengano il loro miracolo. Quello che mi dà un po' fastidio è che tu sei quello tutto pacifista, tutto soft, eccetera. Io sono quello un pochino più aggressivo della coppia. Quello che mi dà più fastidio è quell'atteggiamento. Ieri ascoltavo un medico italiano che sta in Germania, il quale ci trattava come dei minus abens, diceva che abbiamo costruito il grande ospedale di Milano, fatto in fiera, in grande velocità, ma con grande disponibilità di mezzi, era come se avessimo costruito un lazzaretto più che un vero ospedale. Ora, questo atteggiamento così di quelli che vogliono tagliare la stoffa in quattro parti perché loro dall'esterno si mettono a giudicare, lascia proprio il tempo che trova. Come l'atteggiamento quando vedi sempre queste trasmissioni romano-centriche, quando c'è un primario milanese il quale gli dice: guarda, che in realtà a Milano
è stato attraversato un periodo veramente di grande caos, per cui se ci sono stati degli errori, magari ci sono stati, certamente ci sono stati, però si era in piena battaglia, ma non lo capiscono, perché che vuoi, stanno a Roma, vanno a Saxa Rubra o nei loro studi tranquilli, prendono il taxi, c'è un'arietta primaverile, poi a Roma non si sentono gli ululati delle ambulanze, per cui insomma Milano, sì, vabbè, è un problema di Milano, insomma, così mi sono sfogato un po'. No, fai bene a sfogarti, ce ne sarebbe un lungo elenco di queste osservazioni pungenti da fare, come anche Feltri che ha detto in televisione che i meridionali sono inferiori, quindi vabbè che questo, allora dico, fanno concorrenza a Zelig, i ragazzi, io sono preoccupato per i nostri comici, i nostri amici comici che stanno portando via il lavoro, perché c'è gente che ha un elevato livello di comicità e Zelig, io sono preoccupato per Zelig. Invece mi fa piacere vedere, anche se fa anche un po' di tenerezza, che è la giornata mondiale della Terra. Oggi è la giornata mondiale della Terra, ecco, e poi è il 50° edizione di questa giornata, quindi sono 50 anni che noi facciamo la giornata mondiale della Terra e a guardarsi in giro non sembra di vedere i grandi risultati. Ma festeggiamo questa giornata mondiale della Terra e uniamo le forze anche per farci raccomandazioni incrociate su questa salvaguardia del pianeta, perché no, assolutamente a favore. A proposito della salvaguardia della Terra, dico, e l'abbiamo già forse detto, ma lo ripetiamo perché viene confermato questo, si è abbassato il livello dell'inquinamento, cioè il CO2, la carbonica. Quest'anno nella giornata della Terra, la Terra secondo me ci sta ringraziando, perché sono 40 giorni, 60 giorni che in tutto il mondo la Terra viene di fatto più rispettata. Però a proposito della Terra, leggevo giorni fa che le grandi epidemie catastrofiche si sono sempre verificate nei momenti in cui c'erano dei mutamenti climatici, ambientali, eccetera. Che fosse che poi si scoprisse che a un certo punto c'è tutta una catena di casualità che porta alla determinazione di certi eventi? Ma sì, c'è quella famosa osservazione che il battito d'ali di una farfalla in Giappone influenza la borsa di Londra, per dire, no? Per dire i due estremi. Certo, la concatenazione è comunque ormai acclarata, l'esistenza della concatenazione, capirla è già un altro discorso, ma indubbiamente ci possono essere, e questa è una speranza più che una certezza, che ci sia comunque una concatenazione di eventi, che c'è un contagio positivo, non negativo, per cui ci sono questi correttivi naturali, non nel breve periodo purtroppo, ma nel lungo periodo, che probabilmente sono la miglior salvaguardia per il pianeta. Ecco, se il pianeta aspetta che l'uomo sia la sua salvaguardia, abbiamo visto che ma forse il pianeta ha di che difendersi e mette in atto, in forma anche magari violenta, come spesso succede, come i cataclismi, come le epidemie, come le cose. Ecco, quindi andiamo cauti, andiamo coi piedi di piombo e speriamo che una nostra collaborazione a 360 gradi col pianeta ci dia i risultati che speriamo tutti, noi e il pianeta.
Certo, davvero, davvero. Comunque siamo in quella atmosfera della confusion che abbiamo enunciato alcuni giorni fa, perché insomma viene fuori che è vero tutto e il contrario di tutto, anche da un punto di vista medico. Poi gratta gratta loro dicono: e questo ancora non si sa, quest'altro ancora non si sa. In realtà vengono fuori anche delle ipotesi di lavoro, però verificate da qualche evento, diciamo, che è stato constatato nei pazienti, che a un certo punto questo virus non è un qualche cosa che ti colpisce, questa è un'ipotesi. Esclusivamente i polmoni, eccetera, eccetera, può anche creare delle problematiche in altri organi dell'uomo. Per cui, insomma, siamo in quella fase di avanzamento nella terra incognita di questo coronavirus che così ci affidiamo sempre di più alla scienza e ci affidiamo sempre di più alla speranza di un vaccino che lo Speriamo debelli definitivamente. un vaccino, anche una cura, ecco, potremmo anche Sì, accontentarci anche. di sistemi attivi in attesa del vaccino, ecco, cominciare a difenderci. E quindi ecco, questa ripresa graduale, tanto annunciata, tanto sperata, però non è la soluzione, non è la soluzione. Non dobbiamo pensare che siccome si riapre allora tutti a rimorti, se abbiamo scherzato, niente. Il virus c'è ancora. E lo dimostrano i dati, ma la cosa importante è che questa ripresa, che deve essere adesso in modo indiscutibile graduale e nazionale, comunque deve essere una ripresa che deve applicare delle regole, quindi al tempo stesso è una rivoluzione nelle nostre abitudini. Parliamo di trasporti, parliamo di acquisti, delle compere nei negozi aperti, chiusi, gli uffici. Gli orari che saranno a rotazione, gli uffici, le fabbriche a rotazione, quindi insomma è una rivoluzione a cui noi dobbiamo collaborare, non ostacolare ovviamente, perché ripeto, la ripresa, bene, ma il virus c'è ancora, il pericolo è che possa risorgere, risorgere peggio di prima, come peraltro è stato anche già un po' messo avanti, però se va via, ma però in autunno forse ritorna. Cioè, queste cose sono, fanno venire i brividi, ecco, quindi Sì. teniamolo ben presente. Sì, io sono curioso ancora, ovviamente non sono uscito e non ho preso la metropolitana, però ora tra tutte queste misure preventive, eccetera, eccetera, sai che c'è il problema del distanziamento anche all'interno del mezzo pubblico. Allora sembra che dentro i vagoni della metropolitana troveremo per terra dei cerchietti rossi che indicano esattamente il punto in cui ci dobbiamo posizionare se stiamo in piedi per essere regolarmente distanziati da altri. E poi ci saranno i tornelli, tu vai, entri nella metropolitana, metti il biglietto e presuppongo che a un certo punto il tornello non funziona perché ha già registrato che sulla piattaforma per salire sul vagone c'è già un numero sufficiente per evitare gli assembramenti. Poi tu vai, se riaprono i negozi di abbigliamento, ho letto stamattina che tu ti vuoi misurare una giacca, ti vuoi misurare un pantalone o roba del genere, poi quella giacca e quel pantalone debbono essere sanificati per i prossimi clienti. Per cui c'è anche da studiare dei mezzi rapidi di sanificazione, chissà, ma non avevamo letto da qualche parte che c'era una modalità di sanificazione con dei raggi particolari che era più istantaneo? Qualche cosa, qualche cosa. Non solo, ma anche qui vedi la cosa che fa paura è che ogni cosa ha le soluzioni, ma sono talmente complicate, difficili e anche costose da realizzare che preoccupano molto, perché comincio a parlare di differenza tra
di sanificazione tra oggetti e invece tessuti. Ecco, tu hai parlato di tessuti che avrebbero un trattamento diverso dagli oggetti, gli oggetti di plastico, di metallo, di legno. Insomma, diventa una cosa, secondo me, veramente pesante, forse ingestibile, che forse scatenerà anche un certo fatalismo per cui vabbè, laviamoci le mani e laviamo gli oggetti, e tanti auguri a tutti. Ma questa cosa arriva perché è epocale questo cambiamento, perché arriva in un momento in cui ci eravamo abituati tutti alla socializzazione, embrasson, nous volemos bene, l'happy hour, tutti al concerto, tutti in barca, tutti qui, tutti là. Questa cosa qui per adesso non si potrà più fare per un bel po', senza contare poi anche il problema educativo, non dico degli adulti, che forse siamo già abbastanza non educati, ma diseducati, sì. Ma l'educazione dei bambini, questi, cioè gli asili nido, le cose, quindi si stanno anche sviluppando delle mini unità assistenziali, per cui fare, se questi genitori vanno a lavorare, come auguriamo a tutti di andare a lavorare, ci saranno non questi asili nido con decine, se non centinaia di bambini, ma dei mini nidi, per cui massimo 5 bambini tenuti però negli appartamenti, nelle case, quindi c'è sempre una mamma, sì, a turno. Questi bambini che si vedono limitata la possibilità di socializzare, poi come crescono questi bambini? Hanno bisogno anche di un aiuto psicologico, educativo, per fargli capire che non è che tu gli proibisca di entrare in contatto con l'altro amichetto, eccetera, con il quale magari sono entrati in contatto sino a un mese fa, eccetera. No, perché no, non lo puoi toccare, ma perché, insomma, il bambino non capisce. È un marasma veramente, è una rivoluzione incredibile. Epocale, perché pensavo l'infanzia in questi mesi si trovano i genitori sempre a casa, poi i genitori spariranno, poi sono un po' traumatizzati, quindi veniamo appunto all'aspetto psicologico di questa realtà, perché abbiamo toccato quello economico che fa paura col crollo del petrolio, della borsa, il PIL e tutto quello che abbiamo già detto, quello politico-economico europeo che abbiamo detto da Brito, ma anche l'aspetto psicologico che riguarda la nostra vita quotidiana e anche il nostro comportamento, la nostra reazione. Ecco perché si comincia a parlare sempre di più di assistenza, di aiuto psicologico, sì, di tante tradizioni. Ma io infatti, ma io infatti mi sono posto, ci siamo posti noi questo problema, e allora sono andato a chiederlo nelle settimane scorse un aiuto al dottor Tancredi Militano, che abbiamo citato anche alcuni giorni fa, il quale, essendo un biologo, che un esperto di neuroscienze, che si dedica da anni allo studio del cervello, quale interlocutore migliore ci può essere per farsi spiegare come funziona, anzi come si potrebbe utilizzare il nostro cervello per rimanere meno smarriti, per cercare di superare angosce, timori, eccetera, eccetera. In questo senso Vedo che i nostri amici videoascoltatori stanno molto apprezzando gli insegnamenti di Tancredi Militano, perché soltanto in un giorno ci sono state 600 visualizzazioni di uno dei tre lunghi salotti delle idee che ho dedicato al dottor Tancredi Militano, e rimangono lì e sono a disposizione di chi non li avesse ancora visti e ascoltati, sono lì perennemente a disposizione come aiuto psicologico cervellotico, diciamo. Un ottimo suggerimento e un ottimo aiuto. Io ti invito a procedere su questa strada perché questa è la strada giusta, insomma. Diciamo che io ho apprezzato molto l'intervento della RAI per quello che fa con la scuola, quindi si è messo a disposizione questo canale RAI Scuola, per cui
sarà senz'altro, lo è di già, un grande aiuto agli studenti, quindi in attesa che la scuola riprenda il suo assetto tradizionale. Però ecco, questa cosa che hai detto prima, io auspico che continua e sviluppalo, perché una persona che poi può sentirsi nella tranquillità della casa, senza dover andare, perché fra l'altro forse non si può, in vari istituti di psicologia, tra l'altro anche abbastanza costosi, e quindi c'è risparmio, c'è tranquillità, c'è riservatezza per poter autocurarsi, autoproteggersi. Quindi questa io sono molto, molto, molto favorevole a questa cosa. Beh, certo, anche io sono d'accordissimo, ma come tu sai, come ho detto ieri anche ai nostri amici, io vorrei andare, cominciare ad andare sul pratico. Ci siamo e ci stiamo rendendo conto tutti i giorni di quelle che sono le problematiche che emergono ogni giorno, per ritornare ad una specie, a una parvenza di normalità, però con la presenza e la consapevolezza della presenza del coronavirus. E proprio per questo ieri abbiamo cominciato un discorso legato al giornalismo, di turismo, di viaggio, eccetera. Preannuncio che proseguirò un attimo questo discorso domani sera nel Salotto delle Idee. Avrò come ospite Sabrina Talarico, che è la presidente del GIST, per cui avremo occasione di andare avanti su questo discorso. Il mio timore, lo sai qual è, Claudio? Che io almeno e tu siamo carichi di tante idee, di tante aspettative, che il domani sarà diverso dall'oggi, perché questo ci porterà a delle trasformazioni. Poi mi viene in mente il Gattopardo, no? Il cambiare tutto per non cambiare nulla. E questo sarebbe veramente una catastrofe se non si approfittasse di questa cosa, ad esempio, per utilizzare al meglio le nuove tecnologie, per utilizzare al meglio tutto quello che abbiamo e che in questi giorni oggettivamente ci dà la possibilità, ad esempio, a noi di dialogare quotidianamente da 28 giorni, insomma, non, pur essendo nelle nostre case, insomma, no? Verissimo, verissimo. Sì, perché come hai accennato adesso ancora al discorso turistico, ci sono dei disastri insanabili, per esempio, io visto senza andare lontano, aprire troppo il ventaglio, ma anche di questi giorni l'annuncio che viene abolito l'Oktoberfest, l'annuncio che a Pamplona la Corsa dei Tori non si fa, e l'annuncio, io sai che sono un fan della Queen Elizabeth, 94 anni, primo compleanno che fa senza i colpi di cannone, senza le la banda militare, ecco, che sono tutte cose che comportano ovviamente turismo, economia, cultura, partecipazione a eventi internazionali di grande rilievo, ecco, quindi i danni ci sono e rimangono. Tant'è vero che poi ci sono delle violente opposizioni a questa situazione, perché ho visto, e qui è un po' tragicomico, addirittura negli Stati Uniti il Missouri vuole fare causa alla Cina per i danni economici che la Cina ha provocato, ammesso che sia stata poi il lei la Missouri, responsabile. Ma penso un po'. Lo stato del Missouri, ma pure a casa nostra, più in piccolo, ovviamente c'è Cortina che vuole fare causa per danni alla Cina, perché gli ha rovinato la stagione, ecco. Quindi voglio dire, non so come possa proseguire una cosa del genere, c'è una barba a effetto, però ecco, insomma, di fatto insomma, ha bloccato la degli eventi internazionali molto importanti. Anche un nostro italiano Sordevolo, vicino a Biella, dove ogni 5 anni fanno una manifestazione religiosa legata a Europa, delle cose che portava 30.000 visitatori. Ecco, pensa in Italia che cosa si è bloccato. E quindi... Ma pensa, io sto pensando che il 2 di luglio e il 16 di agosto si svolge a Siena il palio delle contrade,
che credo, credo che non sia stato mai, no, forse in tempo di guerra, durante la Seconda Guerra Mondiale, forse un anno, non lo so, ma cioè va avanti da secoli questa manifestazione. Che cosa accadrà al Palio di Siena? Si farà quest'anno il Palio di Siena? Io aspetto una risposta dai senesi. Temo tanto che anche il Palio di Siena sarà influenzato da questo maledetto coronavirus. Anche perché i cavalli non possono essere distanziati, se no si va a snaturare tutto l'evento. Sì, e poi la folla in Piazza del Campo non può essere distanziata. Il campo deserto è una cosa bellissima, è meglio non farla, in certi casi è meglio non farla, rimandare. Ma dico, visto che siamo entrati sul tema un po' estate, vacanze, mi chiedo, è un grosso problema di cui si sta discutendo, spiagge come verranno organizzate, e quindi questo fa pensare, fa già parlare di un boom della montagna, perché la montagna consente un allontanamento delle persone, il distanziamento sociale lo puoi fare di più in montagna che in spiaggia, sì. Poi concretamente questo è il nostro, quindi forse sarà l'anno della montagna, l'estate più della montagna che del mare. A meno che sia un'estate da canotti e materassini che facilitano il distanziamento, per cui sì, oppure sarà un'estate da appartamento, dalla calura nell'appartamento, perché poi c'è anche il problema del, dice, tu c'hai l'aria condizionata, io sono, ma l'aria condizionata ci sono i filtri che sono adeguati per non diffondere il coronavirus? Ci stavo pensando questa mattina, la cosa più sicura, credo, in era di coronavirus è avere le pale in casa più che l'aria condizionata, per cui i ventagli, diciamo, più che l'aria condizionata, perché non mi fiderei molto andare in un albergo dove c'è l'aria condizionata, dove c'è il coso, siamo sicuri che quell'albergo abbia sanificato tutti i filtri dell'aria condizionata? Che qualche anno fa, meno preoccupante, c'era il discorso legionella, no? Per cui che veniva proprio dai filtri del sistema, quindi anche questa volta è ancora più grave, eccetera, eccetera. Mi piace l'idea delle pale, molto con questa estate coloniale, no? Con le pale, forniamoci anche di palmizi, un bel casco coloniale, e noi quindi pantaloncini corti, e noi ci facciamo quest'estate coloniale, dai, lanciamo questa moda coloniale. Ventilatori e pale sono lo strumento più sicuro per raffrescarci, guarda, ventilatori e pale. Va bene? Cerchiamo un po' di guardarci intorno, magari suggeriamo nei prossimi giorni, troviamo dei ventilatori particolarmente ventilatori, non lo so, qualche cosa. Lanciamo questa linea coloniale per l'estate in arrivo, via. Via. Finiamo con una ventata un po' umoristica, ottimistica, fashion, dai, tiriamoci sul morale, abbiamo detto che allora un saluto coloniale a tutti. Un saluto, Claudio, un saluto. Accendi il ventilatore, perché già sta arrivando un po' di caldo. Sì, mentre, qui al nord c'è il sole, oggi invece in tutto il centro-sud piove, ma qui al nord c'è il sole e comincia a sentirsi un po' di calduccio. Alza tutto, qui si ribalta tutto, il nord e sud, il sud e nord, insomma, non so. Che tempi, ragazzi, a domani.